Benvenuto ancora a nome di tutta la città, è veramente un piacere e un onore averla qui. Io ho preparato, anche se non c'è bisogno però, ho preparato un po' di note sulla presentazione, prima la sua presentazione, poi dopo insomma, la presentazione del libro, penso sarà una chiacchierata molto piacevole. E l'ho preparato un po' di note perché insomma, ha fatto talmente tante cose che sempre, credo sia sempre bello rammentarle. Sì, no, forse meglio di no, se no sembra che sono vecchio, lasciamo perdere. Evito le date allora, ecco, allora posso dire, vabbè, dico, affermo, insomma, salentino, perché è una caratteristica che lei insomma, difende molto, ha ragione, una laurea in filosofia presso l'Università La Sapienza di Roma, con una tesi dedicata alla relazione tra etica ed economia di Adam Smith, poi l'esordio nel mondo giornalistico negli anni 70, generici anni 70, prima a Mondo Nuovo e poi successivamente come commentatore di cronaca prima e di politica interna e poi nelle colonne dell'Unità, successivamente Paese Sera. Sul finire degli anni 80 lascia la carta stampata per approdare alla televisione, entra in Rai ed inizia ad occuparsi di politica estera, prima come inviato e poi come corrispondente fisso del TG1 nei paesi medio orientali, con base al Cairo e a Gerusalemme. È in Afghanistan a documentare quando i carri armati sovietici si ritirano sotto l'offensiva dei Mujahideen, poi a Baghdad nel 1990, la prima guerra del Golfo è presente a così ancora una volta a raccontare gli scud che arrivano ad Israele e poi nel 1993 inizia l'esperienza in Russia come ufficio di corrispondenza RAI a Mosca. E durante questa permanenza ha l'opportunità di intervistare anche Mikhail Gorbaciov e sicuramente li incontrano anche diverse volte. Nel 1997 poi si sposta sempre con il medesimo incarico e questa volta arriva a Londra. 9 anni dopo lascia il Regno Unito e andrà a capeggiare sempre la RAI di Parigi questa volta. Sempre nel novembre del 2006 tornerà in Italia e comincerà a seguire il giornale RAI, quindi RAI e Radio 1, e poi dopo terminerà la lunga permanenza in RAI nel 2013. Un autore estremamente prolifico, oltre 20 titoli e Elisabetta per sempre regina, la vita, il regno, i segreti, è la sua ultima opera. Io ho scritto Che cosa sogna la regina? Sì, ecco, in realtà poi se brava sindaco, perché in realtà è l'interrogativo cruciale di questo libro. 5 anni fa io ho scritto un altro libro dedicato a Elisabetta II e si intitola, forse molti di voi l'avranno letto, si intitola Intramontabile Elisabetta, perché naturalmente Elisabetta era arrivata a 90 anni, mi sembrava giusto ormai, come dire, fare un bilancio della sua vita, della sua vita sul trono, della sua vita personale, eccetera. Onestamente pensavo anche che sarebbe stato, non dirò conclusivo, diciamo un bilancio propedeutico alla conclusione. E mi ero grossamente sbagliato, perché in questi 5 anni è successo di tutto nella casa reale inglese, anche nella vita di Elisabetta, diventata regina nel 52, dal 52 ad oggi. Ma non c'è più nulla dell'Inghilterra d'un tempo che sia sopravvissuta nell'Inghilterra di oggi. Una sola cosa, Elisabetta. In un paese che il cambiamento ha totalmente sovvertito nell'arco degli ultimi 70 anni, lei è rimasta identica, non ha cambiato nulla del suo atteggiamento, del suo comportamento, e questo le ha guadagnato la venerazione dei sudditi e uno status di icona planetaria. Per cui è il prezzo di questa immutabilità è stata la rinuncia a se stessa. Allora, il matrimonio, come sapete, è stato una di quelle belle, grandi storie d'amore che tutti noi sogniamo, no? E ha contribuito moltissimo anche alla nascita del mito elisabettiano. E in questo lei ha ripreso, come dire, l'esempio della trisavola, Victoria, che sposa l'uomo che vuole.
decide di sposare il principe Alberto, che era un suo coetaneo. Tutta la corte inglese non lo voleva, era tedesco, forestiero, insomma, erano molto diffidenti, sapevano di non poterlo controllare, che è sempre il problema fondamentale, e lei però se lo prende e se lo sposa, perché era la regina e decideva lei quello che poteva fare. Nel caso di Elisabetta lei non poteva decidere. Quindi ha dovuto aspettare la maggiore età, i 21 anni, superando anche una certa opposizione paterna, anche se Giorgio VI era innamoratissimo della figlia, quindi le faceva fare quello che voleva. Però le ha detto, no, però aspetta i 21 anni per sposarti. Lei ha aspettato e alla fine se l'è sposata. Perché la regina non condivideva gli aspetti divisivi della politica della Thatcher. La politica della Thatcher, anche per me che non, insomma, notoriamente non sono un conservatore, però la politica della Thatcher è stata salvifica per l'Inghilterra, cioè l'Inghilterra ereditata dalla Thatcher era la grande malata d'Europa, era un passo dal baratro. La sua politica è stata spietata e ha lasciato il segno. Devo dire che lei si è dimostrata molto più nonna che mamma. Sapete che c'era la vecchia storia che Elisabetta amava più cani e cavalli che i suoi figli. Questo non è vero, però è vero che ha speso più per cani e cavalli che per i figli. Questo è verissimo. Perché i cani e cavalli li pagava di tasca sua, mentre i figli li pagava lo Stato. E invece con i nipoti è stata una brava nonna, con William e Harry, ma anche con gli altri, con i figli degli altri figli. È stata una brava nonna, ha mostrato un affetto, forse succede quasi sempre, mi dicono, non saprei, non ho esperienza diretta, però nel caso suo, perché Harry era il cadetto, e se tu nasci cadetto è una gran disgrazia, è intuitivo certo, ma è ancora più disgrazia di quanto sia intuitivo. Non a caso in inglese il cadetto viene definito the spare heir, che vorrebbe dire l'erede di scorta, è come la ruota di scorta, se si fora la prima usi quella, ma adesso l'erede al trono non si fora più perché ci sono gli antibiotici, quindi se tu sei un cadetto non hai più nessuna possibilità, sei proprio rovinato.